festeggiato oggi la festa di San Sebastiano, festa per il comando dei vigili urbani, la Santa Messa al Duomo, poi la parata e la benedizione da parte del parroco agli agenti della Polizia Municipale di Taormina. Dopo si sono ritrovati nell'aula Il consiliare. comandante Agostino Pappolardo ha snocciolato numeri su quella che è stata l'attività portata avanti dal Comando dei Vigili Urbani a Taormina durante questo anno, e poi è stato anche il momento per ringraziare per l'impegno profuso la cittadinanza durante l'evento del G7 che ha visto impiegate le forze di polizia municipale insieme a quelle della polizia, insieme a tutte le forze dell'ordine che hanno garantito sicurezza alla città. Parole di encomio sono state espresse anche da parte del sindaco Eligio Giardino, ovviamente anche da parte dell'assessore Salvo Cilona e del presidente del consiglio Antonio Daveni. Noi abbiamo sentito a margine della cerimonia il vice comandante Lopresti in servizio a Taormina soltanto da 5 mesi. Poco meno di un anno a Taormina, qual è la sua esperienza, le sue impressioni di questa attività qui nella Perla dello Ionio? Avete avuto anche l'esperienza del G7, un grande impegno ma anche una grande soddisfazione. Sì, io sono in forza a Taormina dal 1° settembre, quindi il G7 di fatto non l'ho vissuto. Devo dire che è una realtà complessa, anche se territorialmente ovviamente ristretta rispetto alla mia esperienza di Milano. Però ho scoperto dei colleghi veramente dediti a questo lavoro con passione e sacrificio, calcolando che la media anagrafica è di 52 anni. Quindi penso che bisognerebbe fare un elogio a questi colleghi che fino a tarda sera lavorano senza battere ciglio. E per quanto riguarda la mia esperienza, sono 5 mesi che sono qui, ho attenzionato assieme ovviamente agli altri colleghi le problematiche più importanti, secondo me sono l'abusivismo commerciale, l'occupazione del suolo pubblico, la viabilità. E devo dire che i risultati si sono dimostrati importanti, in quanto appunto il comandante nella relazione annuale ha snocciolato i vari numeri che mi hanno coinvolto in prima persona. Ecco, numeri che dicono anche che forse gli automobilisti sono diventati più disciplinati da un certo punto di vista. Lei mi fa una domanda molto provocatrice. Diciamo che non conosco le realtà passate, pertanto posso dire che certamente Taormina non ha grosse problematiche di viabilità. Abbiamo iniziato da qualche settimana a fare dei controlli su strada, anche con dei posti di controllo, e devo dire sì che in linea di massima non ci sono grosse difficoltà. Attenzioniamo particolarmente la sosta area residenti, perché Taormina, ovviamente, a parte i parcheggi di interscambio, non consente una sosta a chi non è residente, quindi attenzioniamo in particolar modo questo fenomeno, oltre ovviamente all'occupazione degli spazi invalidi, che sono un altro elemento ovviamente da attenzionare in particolar modo. Okay.